Ragazzi, mi sa che era partito il video senza che io me ne fossi resa conto. Non so che cosa avete visto, perché mi stavo pre... No, spero che non avete visto niente di scandaloso. Mi sto cambiando. Oddio mio, che figura. Va bene. Spero che, cioè, spero che non si è visto niente. No, non mi ero proprio resa conto che era iniziata la diretta. No, spero che non abbiate visto nulla. Che figuraccia! No, dai, Domenico, ti prego, dimmi che non si è visto niente. Si sono visti. Siamo ancora in pochi su sta pagina. No, raga, vi prego, ditemi che non avete. Vi giuro che non ho premuto trasmetti in diretta. Mi sa che mi avete visto pure le ciabatte, perché sono ciabatte. Non... Oddio, che figuraccia. Vabbè, dai, facciamo come se non avete visto niente. Tanto non stavo spogliata, insomma, ma avrete visto al massimo la canottiera. Comunque. Volevo farti questo video in maniera diversa. Oddio mio, sono viste pure le ciabatte. Mamma mia, che figuraccia. Vabbè, dai, il bello della diretta. Aspettate che sistemo un attimo la telecamera. No! Mandarmi la schermata, non ti azzardare, che mi fai mettere ancora più vergogna. No, raga, non ci posso pensare. Non so se sarò capace adesso di fare il video stasera dopo sta figuraccia di cacca che ho fatto. Va bene. Li spediamo in Lombardia. Oh, meno male che ci sta qualcuno che è serio, dai. Aspetta che tolgo un attimo la stufa perché fa un caldo bestia. Allora, ragazzi, aspettate che metto un attimo di musica perché così sdrammatizziamo la... Madonna, che figuraccia, non ci posso pensare. Oh, signore mio Dio. Allora, aspettate, aspettate che... Cioè, stasera siamo proprio in... Siamo messi un po' strani. Allora. Oddio mio. Allora, allora, aspettate, arrivo subito, metto subito una musichetta carina e arrivo subito. Allora, dunque, vediamo questa qua com'è. Sto pezzo lo dovrò tagliare. Arrivo, eh. Madonna, quanto è brutto. Vabbè, raga, stasera facciamo senza musica, visto che mi piace il tiro. Ok. Se prima mettevi la musica. No, ma il fatto è che poi stavo ascoltando la musica gospel mentre mi preparavo. Buonasera, Raffaella. Stavo ascoltando la musica gospel e infatti non era prevista la musica gospel mentre, cioè, durante il video, capito? Cioè, me la stavo ascoltando per darmi la carica. Poi non si sa che cosa, cioè, oddio, ma io non, ti vi giuro, secondo me sarà stato qualche spiritello che abita questa stanza, che ha premuto il tasto condividi, perché avevo scritto soltanto il titolo. Vabbè, dai, lasciamo perdere, perché sennò me ne vado dentro a sto loop dell'imbarazzo e non faccio niente. E smettetela, Domenico e Paolo. Allora, ragazze, stasera, e ragazzi, stasera parliamo di un argomento bellissimo che è come eliminare le persone negative della nostra vita. Vi giuro che mi è venuto il mal di testa a pensare a questa cosa. Allora, allora,
Quindi, allora, come eliminare? Me l'avete chiesto in tanti, Giorgia, ma come faccio a eliminare la gente negativa? Come faccio? Cioè, è pieno di persone negative, come faccio? Come non faccio? C'è il mal di testa. Basta, basta, seria, seri, basta. Domenico e Paolo, smettete, lei, se non vi caccio dalla diretta. Oh. Allora. Quindi, allora, la prima cosa che devi sapere, scusate se ogni tanto faccio così, ma veramente mi è venuto il mal di testa, perché è una cosa fuori controllo. Cioè, ci avete presente quando, ecco, adesso parliamo di un altro argomento, cioè, presente quando succedono delle cose che voi non potete proprio controllare e la testa inizia a, cioè, che succedono delle cose inaspettate e voi fate una figura in merda. E poi sta cosa vi fa sentire completamente impotenti, vulnerabili, fuori controllo. Ecco, adesso io mi sento così, quindi c'è la mia mente che da un lato cerca di controllare la situazione e dall'altro l'altra che dice lascia perdere, ormai è andata, quindi basta. Quindi c'è questo conflitto un po' tra le due parti. Vabbè, tanto vi ho visto solo loro. Vabbè. Ok. Ok, allora, oddio, stanno a suonare le sveglie. Stasera proprio il top del top, pure le sveglie. Beh. Allora, ragazzi, la prima cosa che dovete sapere se vogliamo attirare delle persone positive nella nostra vita è che sono le no Allora, noi siamo esseri di energia, ok? Noi siamo esseri di energia e quindi siamo esseri che vibrano, esseri vibrazionali. Quindi c'è un detto che dice, non so se l'avete mai sentito, Your vibes attract your tribes. Le tue vibrazioni attirano la tua tribù. E se l'hai già sentita questa metafora, diciamo questo detto, ti dirò di più, che non sono solo le tue vibrazioni che attirano la tua tribù. Non riesco a smettere. Ma è il tuo stile di vita che attira la tua tribù. Quindi è quello che tu fai tutti i giorni che attira. Uè, Benedetta, ciao, buonasera. Corrada scrive: Suor Teresa di Calcutta diceva che se vuoi cambiare il mondo, vai a casa tua e ama la tua famiglia. Aspetta, aspetta, perché già tra il mal di testa che ho e poi i commenti li leggiamo tra una pausa e l'altra, perché sennò veramente stasera me ne vado fuori di testa completamente. Scusami, Corrada. Quindi finisco un attimo il discorso. Allora, quindi non è, cioè, oltre che essere quello che siamo, cioè, quello che siamo attira la nostra tribù e quindi attira le persone che noi frequentiamo, ma è anche quello che facciamo. Infatti, se tu continui a fare sempre le stesse cose, continui a frequentare sempre gli stessi posti, cioè, praticamente, no, come puoi sperare di attirare delle nuove persone nella tua vita? Io, per esempio, quando ho iniziato a vibrare ad una frequenza maggiore, ad un'ottava più alto, quando iniziamo praticamente a vibrare alto, le persone hanno due scelte, hanno due opzioni, o entrano o escono, ok? E quindi praticamente c'è un detto che dice che due frequenze opposte non possono convivere nello stesso spazio e nello stesso tempo. Questo non so chi l'ha detto, comunque l'avrà detto Einstein, penso, perché si parla di frequenze. Noi siamo esseri di frequenza, cioè siamo, come ti ho detto prima, noi siamo vibrazioni. Quindi scusate, c'ho ancora un po' di raucedine. Quindi due persone che delle persone che vibrano diversamente, cioè se io vibro alto, sto al top, sto sempre piena di energia, non posso, diciamo, tra virgolette, la mia vibrazione respingerà, come la calamita, no? Respingerà un'energia bassa, ok? Quindi proprio ci allontaneremo. Quindi se tu inizi a vibrare alto, se tu inizi a fare cose positive per te stessa, magari a leggere libri che ti stimolano, guardare video che ti danno carica, frequentare corsi, cioè ci stanno una marea poi di modi per alzare le vibrazioni. Io ho un video su YouTube su come praticamente alzare le frequenze, su come alzare le nostre vibrazioni. Uno dei modi che io adoro per alzare
ascoltare le vibrazioni e ascoltare la musica, come cioè lo faccio sempre, soprattutto la musica gospel, perché la musica gospel, scusatemi, ma veramente c'ho un mal di collo incredibile. La musica gospel, a proposito di vibrazioni, la musica gospel è una musica che alza le tue vibrazioni perché ci connette con un'energia molto più alta, con una frequenza maggiore, perché parla di Dio. Il gospel, io lo sto anche facendo un corso di gospel, giusto per aggiungere qualcos'altro alla mia routine già bella piena. Gospel significa God spell, parola di Dio. C'erano appunto questi africani, no? Che praticamente per sollevarsi dal lavoro atroce che erano costretti a fare perché erano schiavi, no? Quindi spaccavano le pietre tutto il giorno, cantavano dei canti per connettersi con l'energia di Dio, per avere proprio la forza di spaccare queste pietre, loro scavavano le miniere, no? E quindi ritornando al discorso che due frequenze. Immaginavo, ritornando al discorso che due frequenze opposte non possono occupare lo stesso spazio, lo stesso tempo, cerca di vibrare alto, perché se vibri alto, ti ripeto, le persone o entrano nella tua vibrazione o se ne sono costrette ad uscirsene. E io mi sto leggendo delle cose perché veramente stasera è una bomba. Paolo scrive: ora che mi sento pieno di energia, con le vibrazioni altissime, come faccio a portare le persone a cui voglio bene alle mie stesse frequenze? Questa è una bella domanda. Questa è una bella domanda, tienitela per dopo perché risponderemo dopo. Risponderò dopo alle domande. Intanto continuo un attimo perché sennò poi perdo il discorso, il filo del discorso. Quindi, adesso ti devi fare questa domanda. Che cosa sto facendo in questo periodo che continua a farmi attirare sempre le stesse persone sbagliate nella mia vita? Ok? Io mi sono data questa risposta, cioè c'è stato un periodo in cui io non è un periodo, cioè mi capita proprio a periodi che magari, cioè ci stanno dei periodi, non è che puoi stare sempre con le vibrazioni altissime. Certo, se tu inizi a fare comunque un percorso di consapevolezza come quello che stiamo facendo io, Tania, Paolo, Domenico e anche Benedetta, stiamo facendo un percorso tutti insieme, no? Però ci sono dei momenti nella vita in cui praticamente, Tania non ridere, ci sono dei periodi della vita in cui siamo un poco più down, no? Perché magari attraversiamo delle fasi di tempeste che sono normali. Però appunto mi è capitato in alcuni periodi della vita che stavo attirando delle persone che vibravano proprio basso, ma proprio basso, basso, basso. E quindi Domenico non mi fa ridere. E quindi io mi sono dovuta chiedere perché sto attirando questo tipo di persone nella mia vita. Allora, per la legge dello specchio, che è una delle leggi universali, che infatti io anche nelle letture dei registri akashici esce spesso la legge dello specchio. La legge dello specchio praticamente ci fa capire che in ognuno di noi c'è un riflesso di noi stessi, cioè. Se io mi attiro un determinato tipo di persone, vuol dire che dentro l'altro c'è una piccola parte di me che è riflessa in quest'altra persona. E secondo questa legge universale, le leggi universali, ragazzi, non sbagliano mai, ma veramente mai, perché sono leggi matematiche, cioè sono leggi che governano questo universo. Quindi io ho detto, ok, che cosa c'è in questa persona che devo magari guarire di me stessa, ok? Ci vuole un attimo di un atto di umiltà. E quindi ho iniziato a vedere, ho detto, ma magari, per esempio, che ne so, mi sono attirata questa persona molto narcisista, cioè c'era un periodo in cui mi attirava una marea di narcisisti, ho detto, ok, cioè, non so se ci avete presente una persona narcisista, le persone narcisiste amano. Amano parlare tantissimo, non stanno mai zitti, amano essere al centro della tua attenzione, a volte proprio si dimenticano che tu esisti praticamente, loro parlano, parlano, però tu praticamente o ci stai o non ci stai, cioè loro vogliono la tua attenzione, quindi sono anche un po' vampiretti, vampirelli. E praticamente, Domenico, per favore.
E quindi io ho detto, ok, qual è la lezione che io devo imparare da questa persona? Che parte di me viene riflessa in questa persona? E effettivamente dentro quel narcisista c'era anche una parte di me, cioè io a volte, cioè, ma tutti, voglio dire, abbiamo questo bambino ferito che ha bisogno di attenzione, no? Questo bambino che si lamenta e quindi ci attiriamo persone simili a noi, quindi persone che hanno anche loro a loro volta il bambino interiore ferito che esige proprio le attenzioni. Oppure ho pensato, sicuramente da questa persona devo imparare a mettere dei confini, perché c'è stato un periodo della mia vita in cui io non mi amavo proprio per niente e praticamente, cioè, praticamente mi attiravo tutti uomini che, come dire, io ero tipo uno zerbino, dai, cioè, nel senso, pur di piacere ad un uomo, facevo di tutto, quindi magari mi stavo ad ascoltare pure le sue paranoie, le sue cose, e quindi ho detto, ok, che cosa devo imparare da questa persona? Devo imparare a mettere dei confini sani, si chiamano in inglese healthy boundaries. Ne ho fatto anche un videocorso, cioè, se volete informazioni su questo videocorso mi scrivete in privato, è bellissimo ed impara e ti insegna proprio a mettere i confini sani, perché i confini vanno messi, cioè non è che noi ci dobbiamo sobbarcare tutte le persone del mondo perché vogliamo essere dei bravi ragazzi, assolutamente no, perché sennò poi diventiamo succubi. Inglobiamo la loro energia negativa e quindi questo non va bene. Dobbiamo imparare a mettere dei confini sani, ok? Quindi una volta che hai capito quali sono queste lezioni che tu devi imparare da queste persone, ok? Le persone, cioè tu ti allontani o comunque le persone, cioè tu inizi a essere consapevole, le persone si allontanano da sole perché tu inizi a comportarti proprio in maniera diversa. Quindi la tua vibrazione cambia e non si matcha più con la vibrazione dell'altra persona, perché tu stai qua e l'altra persona sta qua, tu stai a vibrare qua, l'altra persona vibra qua, dice oddio, 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 che sta succedendo? Boom! E si separa tutto. Non so se è chiaro questa specie di metafora che vi ho fatto. Il succo è che le persone si allontaneranno da sole. E la cosa importante è che non devi stare con nessuno che non ti faccia sentire felice. Questo è importantissimo. Molte volte noi, per paura di rimanere soli, e questa è una piaga proprio enorme che ha colpito pure me, cioè io tante volte mi sono ritrovata con persone che, cioè io ho detto, ma che cazzo ci sto a fare io con questa gente, cioè, nel senso, non trovavo proprio il senso. E ho detto: ma perché sto tollerando questo tipo di persone nella mia vita? Perché sto tollerando questi atteggiamenti? E la risposta è stata che avevo paura di restare da sola. Noi esseri umani siamo esseri socievoli, siamo delle scimmie, socievoli. E quindi, abbiamo tanta paura, proprio una paura atavica proprio di rimanere da soli, e quindi tante volte noi, pur di appunto non affrontare la solitudine, ci accoppiamo tra virgolette, non accoppiamo in senso biblico, accoppiamo nel senso che, come dire, cioè, frequentiamo delle persone che non ci danno niente, cioè che magari, cioè, ci usciamo, ma tanto così per uscirci, per ciarci insieme, ma alla fine non ci possiamo parlare di niente. Non sono persone che ci portano alla nostra migliore versione di noi stessi, cioè magari stanno sempre a parlare di roba negativa oppure badano solo all'apparenza, insomma, penso di essermi spiegata abbastanza. E quindi poi, cioè, alcune persone mi vengono a dire: ma sì, ma Geo, ma se poi lascio andare queste persone, poi sto da solo. Ma ben venga la solitudine, ben venga la solitudine. Allora, noi, cioè, veramente, la cosa più importante al giorno d'oggi è imparare a stare da soli. Io, per esempio, sarò una lupa perché non, forse è una cosa che ho sviluppato, cioè, in realtà ce l'ho sempre avuta sta cosa, però ogni tanto, sai come ti dimentichi a volte della tua natura,
diciamo, si snatura un po' la. Vieni snaturato e ti dimentichi che invece tu sai anche stare bene da solo. Per esempio, io adoro farmi delle passeggiate lunghissime lungo nella natura, in riva al mare, ma proprio romantiche. Cioè, io sto proprio bene con me stessa. Mi metto le mie canzoni preferite nelle orecchie, inizio, che ne so, a viaggiare, mi immagino posti strani che voglio visitare, oppure semplicemente mi immagino mentre faccio delle danze particolari, oppure mi ascolto degli audio che mi motivano. Cioè, a me mi piace stare da sola, oppure me ne vado in riva al mare a leggere un libro che mi piace. Cioè, ti giuro che a me a volte sarò strana, ma mi piace più stare da sola che non stare in compagnia. Ovviamente, aspetta, questo vale per le compagnie, diciamo, che non risuonano con me, come ti devo dire. Se trovo delle persone con cui faccio subito click, tipo i ragazzi tipo Paolo, tipo Domenico, tipo Tania, allora là non ci sta problema e si può stare a parlare pure fino alle 5 di mattina. Ma ho anche, cioè, come dire, dopo un po' io comunque ho bisogno della mia solitudine perché ho imparato a stare bene da sola. È come un training, dai, è come un allenamento in palestra, imparare a stare da soli. E quindi non ti servono questi falsi amici, queste cose solo di contorno, riempitivi, cioè amici riempitivi. E che servono? Ti senti felice quando stai con loro? Senti veramente una connessione quando stai con loro? Se non senti questa connessione, te ne puoi pure andare. Cioè, nessuno ti obbliga a starci. E quindi che cosa devi imparare a fare? A creare spazio. Cioè, presente il magico potere del riordino, che io non ho mai letto. Non ho mai letto il magico potere del riordino, ma immagino che parli di fare spazio. Il minimalismo applicato anche alle amicizie. Fai spazio, perché se tu continui a trattenere delle vecchie energie all'interno del tuo campo vibrazionale, detto in parole povere, se tu continui a frequentare sempre le stesse amicizie, il tuo tempo, cioè comunque il tuo tempo è limitato, non è che puoi passare il tempo con uno o con l'altro, cioè devi fare spazio, de devi togliere di mezzo la gente, devi scansatevi, via, scansarsi, togli proprio di mezzo, cioè capito? Non per essere snob, ma proprio perché non ti preoccupare per quelle persone, troveranno persone simili a loro con cui si trovano bene. Cioè, non è poi questo il tuo problema, non deve essere un tuo problema. Non ti devi sentire in colpa se praticamente lasci andare delle vecchie amicizie. Fai spazio nella tua vita. Fai spazio di tempo, spazio nella casa, spazio di amicizie. Fai spazio. Esatto, Domenico, sì. Perché non ti serve trattenere, non ti serve trattenere queste energie vecchie, perché l'universo dice ok, cioè è pure un segnale che tu dai all'universo, no? Dice ok, ma cioè, questo universo ti vede sempre con le stesse persone, dice ok, allora non c'è bisogno di altre persone, ok? Non hai bisogno, come quando tratteniamo anche dei legami con gli ex partner, no? Infatti io c'è un video su YouTube in cui insegno a tagliare dei legami i legami energetici con i partner. Sì. E questa cosa, cioè, per esempio io, no, ho dovuto fare una sorta di pulizia sia a livello energetico sia a livello fisico, togliendo tutto ciò che apparteneva ai miei ex, perché se io ho anche cioè, come dire, anche memorie, se io continuo a trattenere dentro la mia casa, nel mio spazio energetico, le memorie e le connessioni con gli ex, praticamente io non ne ho riuscito, cioè sarà più difficile che l'universo mi porti nuove energie, perché è come se ci stanno ancora o rancori o legami affettivi,
o dispiaceri, o insomma, ci sono delle emozioni, ok? Lo sai che noi siamo in un campo in cui siamo tutti collegati. Se io non taglio il cordone, infatti nel video spiego come fare questo taglio del cordone, se io non taglio il cordone con queste persone, sarà difficile appunto farne entrare di nuove. Quindi quello che ti invito a fare è taglia. Cioè, veramente, riduci all'essenziale proprio quello che. Così l'universo dice: ah, che bello, hai fatto spazio, adesso io ti porto. Adesso è il momento in cui io ti posso portare nuova energia. Ed è così che è stato anche per me. Quando ho deciso: no, basta, cioè, sta roba basta, non la voglio proprio. L'importante è anche molto mettere la tua intenzione. E non lo devi fare una volta sola, lo devi fare più volte perché. Il subconscio è un po' lento, cioè almeno su di me ho visto che è un po' lento, quindi questi atti, queste intenzioni le devi gettare più volte nell'universo fin quando non senti proprio il distacco. E ti posso assicurare che queste cose funzionano se veramente tu ci metti la tua intenzione. Piccola parentesi. Quindi, che cosa? Aspettate, vado avanti. Ah, ecco, un'altra cosa importantissima per attirare, per eliminare le persone negative della nostra vita e attirare nuove energie è fai vedere alle persone chi sei veramente, ok? Quindi che cosa significa? Per esempio, io nei miei video, no? Parlo anche di queste cose qua un po' che possono risuonare un po' esoteriche, un po' spirituali, un po'. Però, cioè, io sono così, cioè, io non ti posso nascondere la mia natura da strega, da strega positiva, la mia stregoneria. Non ti posso nascondere alcuni lati di me soltanto perché magari poi tu c'hai paura, cioè, o perché. Tu, cioè, perché io poi ho paura di perderti come, non so, come spettatore o come futuro cliente o come, capito? Cioè, io sono così, io te lo devo far sapere perché se poi tu non risuoni con me, tu devi essere libero di andartene e io devo essere libera di scegliere con chi stare. Questo è importantissimo, devi sempre parlare di ciò che ti entusiasma, di ciò che ti appartiene, di ciò che ti appassiona. Se ti appassiona parlare di angeli, di fate, sto facendo l'esempio mio, se ti appassiona parlare di esoterismo, di come realizzare i sogni, oppure di pittura, di arte, cioè tu devi parlare di quello che ti piace, non devi avere paura, perché dici no, vabbè, ma se mi metto a parlare di sta roba, la gente pensa che io sono stramba. E sti cavoli. C'era un programma su Radio 2 si chiamava aspetta com'era? No, il dottor Sticazzi, scusate la parola, beh, tanto siamo tutti adulti. Grande capo Sticazzi. Questa è bellissima. Il grande capo Sticazzi dice che, cioè, questa è una filosofia che dobbiamo adottare più spesso nella nostra vita, incarnarci più nel grande capo Sticazzi e un po' fregarcene di quello che pensano gli altri. Quindi inizia a parlare di quello che ti piace e quelli che non sono interessati saranno liberi di andarsene. Invece le persone che a cui piace parlare di io, cioè mi sto attirando sempre di più persone folli come me, a cui piace parlare di queste cose qua, tipo Domenico, tipo Tania, tipo altre, insomma, adesso farò delle interviste pure con delle scrittrici che parlano di angeli, di femminilità, cioè sono super eccitata. Io prima a queste persone non, cioè, avevo paura proprio di parlarne. Poi ho detto: Gio, ma che te frega, scusa, cioè, alla fine sono cose che ti emozionano, che ti appassionano. E se io iniziassi a nascondere queste cose, cioè, voi lo percepireste subito perché il mio tono diventerebbe più, cioè, emani paura, capito? Quando parli si sente che non sei tu, perché parli sempre un po' sommesso, senza entusiasmo, con la paura. Invece no, devi parlare di cose che ti eccitano perché così le vibrazioni si alzano e tu ti attiri le persone pazze come te. Vediamo un secondo che cosa dice Tania.
anche quando siamo soli, non lo siamo realmente perché abbiamo la nostra. Scusate un secondo, prendo un sorso d'acqua. Aspettate. Allora, Tania ha scritto: anche quando siamo soli non lo siamo realmente perché abbiamo la nostra voce in risonanza, quindi sia con noi stessi che con gli altri dobbiamo saper riconoscere cosa e chi ci fa crescere e cosa togliere, bere riflessioni, far spazio a nuove esperienze. Sì, quindi cioè, troviamo la nostra, troviamo chi risuona con noi, con la nostra voce, perché è come quando suoni uno strumento, no? Se tu suoni in un'orchestra, cioè, se tu suoni il violino e suoni una certa, suoni Bach, per esempio, arriva uno che suona la musica heavy metal, tu ci dici, oh, cioè, vattene per la tua strada, adesso a suonare Bach, che caspita me ne frega delle heavy metal. Cioè, è lo stesso concetto, capito? Non è che rimani da solo. Per un periodo magari, ma sti cavoli, per un periodo magari ci sta pure che rimani da solo, perché quando fai spazio, comunque, ci sarà un periodo in cui magari rimani un attimo così, dici, oddio, e mo'? Però non fa niente, cioè è un periodo di transizione, non è che starai sempre da solo, è un periodo di passaggio, che fa? Impari pure a stare da solo, impari a stare con te stesso, come ha detto Tania, non stai da solo, stai con te stesso. Tante volte uno, cioè bisogna prendersi durante la giornata dei momenti per stare da soli. Ripeto, è come un allenamento, non mi stancherò mai di dirlo, mi sta bene pure il mal di capoccia per dire sta cosa. È un allenamento il fatto di stare da soli, ok? Ci vuole un periodo di solitudine e poi se impari a stare da solo, ti attiri anche, riesci ad attirarti delle persone che sanno stare da soli come te, quindi magari se stai cercando un uomo, stai cercando una donna, una relazione. E impari a stare da solo, non ti attirerai di sicuro una persona che dipende da te o che ti chiama in continuazione ogni due per tre perché c'ha bisogno di te in continuazione. No, ti attira una persona che è emotivamente anche indipendente, che ha una sua vita, che ha dei suoi interessi, che non è un bambino o una bambina, capito? Perché è importante imparare a stare da soli, perché così attirerai persone mature nella tua vita, non attiri persone tossiche o che creano relazioni di codipendenza. Scusa, Geo, ma se tu hai dato un significato ai tuoi vecchi legami, gli oggetti perdono il potere di darti un ricordo negativo. Sì, no, però sì, questo sì, però non, cioè comunque occupano uno spazio energetico che non mi è utile, cioè come ti devo dire, non mi è più utile, cioè non è che io. Allora, non è che io li butto così dalla finestra, scrash! Non lo faccio così, lo faccio ringraziando, cioè dico ok, infatti quando ho buttato questi oggetti ho detto ok, grazie per le esperienze che, cioè, perché mi ricollegavo a quella persona, ho detto grazie per le esperienze per le belle lezioni che mi hai insegnato, però adesso non ho più bisogno di te. Cioè, capito, con gratitudine e comunque spirito di perdono, non l'ho fatto con rabbia, perché comunque quelle persone poi le ho dovute pure perdonare, capito? Ma io voglio stare a parlare con te una notte. Lascia correre, uè, folle a chi? La voce vibra emozioni. Sì, esatto. Quindi è tutta una questione sempre di vibrazioni, ragazzi. Vibriamo alto, non dobbiamo nascondere. Che te devi nascondere a fa? Cioè, tu sei unico, siamo unici, siamo degli esseri divini creati non con lo stampino, creati con. Cioè, la nostra. Allora, una volta ho sentito una frase di Brandon Burchard, che è uno dei miei mentori, che diceva: cioè, nel senso, in tutta la storia dell'umanità. Non c'è nessuno che sarà come te. In tutta la storia dell'umanità non c'è nessuno che sarà come te. Questa cosa a me mi ha colpito tantissimo e ho detto, cazzarola, è vero. Nessuno sarà come me, nessuno è stato come me. Quindi io devo far vedere, cioè, devo usare la mia unicità per aiutare gli altri, perché so che
tramite magari le mie parole io posso aiutare determinati tipi di persone perché io sono unica, ma non solo io, cioè ognuno di noi è unico e quindi questo lo sto dicendo soprattutto a voi experience, cioè dobbiamo mettere al servizio degli altri la nostra unicità, proprio perché siamo unici e non siamo fatti con lo stampino, proprio perché il nostro messaggio, la nostra voce, le nostre vibrazioni sono uniche. Proprio per questo dobbiamo darci al mondo, ok? Ma non per una questione di ego, per una questione che appunto noi possiamo, magari solo noi risuoniamo con determinati tipi di persone. A me, per esempio, quando mi chiedono le letture akashiche, mi dicono, sai, ho chiesto a te la lettura, ho visto anche altri lettori akashici, però io risuono meglio con te. Cioè, capito? Non è che, per esempio, se tu vuoi fare, che ne so, la ballerina, la danzatrice del ventre, questa è una cosa che... Non è che dici, no, non posso fare la danzatrice del ventre perché già esistono tante altre danzatrici del ventre. Ho capito. Allora, cioè, metti dentro una tomba. Cioè, ma che significa? Come tu balli la danza del ventre, o come tu fai le foto, o come tu, nel caso di Paolo, dai consigli finanziari, o come Tania dice le cose, non c'è nessun altro che le dice come voi o che fa il lavoro come lo fate voi. Altrimenti anche i cantanti, no? Cioè dici, vabbè, allora io non smetto di inseguire la mia passione di cantanti perché tanto già ci sta Bocelli, Ed Sheeran, Pablito, cioè, ma che significa? Allora, veramente... È inutile il nostro discorso. Vabbè, mi sto riperdendo di nuovo, ragazzi. Un attimo, un secondo, che mi riprendo un attimo perché la mia voce mi fanno male, mi fa male un po' la gola. Aspettate. Quindi praticamente se tu ti mascheri attrai persone con una maschera, ok? Invece lascia che le persone ti conoscano per quello che sei. Quindi il succo è non devi cambiare per piacere a qualcun altro. Ti puoi anche scrivere questa frase. Non devi cambiare per piacere a qualcuno. Ci sta una cantante che io adoro che si chiama India Ri. Che dice, la mia madre mi ha insegnato che non devo cambiare per piacere a qualche uomo, ma devo essere semplicemente me stessa. Infatti, se tu sei te stesso, le persone giuste arriveranno a te. Stai tranquilla. Quindi non devi cambiare per piacere alle persone, ma essendo te stesso, attirerai le persone giuste. Fidati, è così. Quindi non ti far prendere nemmeno da pensieri del tipo non troverò nessun altro, resterò da solo, questo l'abbiamo detto. Siamo più di 7 miliardi di abitanti su questo pianeta. Esatto, siamo più di 7 miliardi, quindi non, cioè, questi sono programmi legati alla scarsità. Questo devo fare un altro video sui programmi mentali che aleggiano nell'aria. Quindi tante volte noi avvertiamo questo senso di solitudine perché ci sono proprio all'interno della coscienza collettiva ci sono dei programmi legati alla scarsità. Infatti tante volte dice non c'è lavoro, non c'è qui. Ecco, ecco Franci, ciao! Non c'è lavoro, non ci sono uomini giusti per me, sono tutti effeminati, oppure sono tutti quanti, insomma, persone strane, non c'è, non ci sono, non so, qualsiasi cosa che è legato alla scarsità, sono programmi mentali, che, appunto, sono programmi mentali nella nostra coscienza collettiva, sappiamo, no, che siamo tutti uniti. Quindi se in questo momento stai pensando no, non posso lasciare andare i miei vecchi amici perché resterò da solo e non troverò nessun altro, tanchete, tichete, programma mentale di scarsità. Fatti qualche ascolta di qualche audio pure di Deepak Chopra, oppure c'è Bob Proctor se conosci l'inglese, c'è una meditazione bellissima, si chiama Abundance Meditation, ti fa tutto un discorso bellissimo, vai fuori, guarda gli alberi, c'è abbondanza di verde, c'è abbondanza, la natura è abbondante. Fatti una riprogrammazione mentale e magari la posso fare pure io quest'audio se me lo richiedete e facciamo un bell'audio di riprogrammazione per la
Per l'abbondanza, avevo sentito un rumore strano. Viviamo nell'abbondanza e l'abbondanza vive in noi. Bellissimo! Questa, per esempio, potrebbe essere una frase da mettere in questa meditazione. Che ne dite se vi faccio una guided meditation, una meditazione guidata, oppure una serie di affermazioni con cui iniziare la giornata proprio al top, in cui ci mettiamo dentro pure questa cosa dell'abbondanza perché serve come il pane quotidiano. Ok, Domenico, pure tu le potresti fare però, eh? Ok, quindi smettila di essere ciò che la società vuole che tu sia, e grazie ragazzi, e inizia a essere quello per cui tu sei venuto su questa terra, cioè ricordati. Ricordati di chi sei, ricordati che sei un'anima che si è incarnata con uno scopo ben preciso, cioè quella di emanare la luce e di non essere uguale a tutti gli altri e di manifestare la sua verità, ok? Non sei uno zerbino, non fare lo zerbino perché non serve a nessuno, serve. La gente vuole vederti così come sei, pure perché ci divertiamo di più se quando siamo autentici, quando siamo vulnerabili, cioè quando esponiamo anche le nostre vulnerabilità. Cioè, io mi diverto a parlare con le persone che tipo mi parlano dei loro difetti, anche. Non è che dobbiamo per forza essere perfetti, capito? Non è che ti sto dicendo che devi manifestare agli altri per forza che sei sempre gioioso, che sei sempre. No, no, questo. Ma manifestare anche le tue. Infatti, il prossimo punto è questo. Non coprire di zucchero le tue emozioni, cioè se vuoi eliminare persone che non ti servono negative della tua vita, smettila di nascondere le tue emozioni, cioè per vedere se le persone che ti sei attirato sono veramente persone reali e non sono amici falsi, non devi nasconderti, cioè non devi far finta per esempio di stare bene quando stai di cacca. Quando stai male, e inizia a dire anche: guarda, oggi non sto bene. Ed è lì che tu praticamente fai anche una specie di test, no? Delle persone. Gli amici anche vanno testati. Se, cioè, io per esempio ce n'ho veramente pochi, cioè se ne contano sulla punta si contano sulla punta delle dita gli amici veri che ho. Sono le persone che stanno con te, che ti vengono a trovare, che ti chiamano. Soprattutto quando tu stai male, perché quando io sto bene, quando sono solare, positiva, ho voglia a te le persone che mi attirano. Ma quando io sono una palla al piede, quando comunque anche io ho i miei momenti, come tutti, abbiamo questi momenti bui, cioè là si vedono veramente le amicizie. Sono quelli che non hanno paura anche di affrontare le tue zone d'ombra, le tue oscurità, i tuoi momenti bui. E quindi. Trovati delle persone che ti sostengono, con cui condividere sia i momenti belli, felici, i momenti di abbondanza e sia i momenti anche un poco più down, no? Creati proprio un gruppo di pari. Vediamo Tania che cosa sta dicendo. Ah no, Francesca. Ciao Geo, io sono molto d'accordo con l'importanza di saper stare bene con se stessi è la chiave della felicità. Io dico sempre, lo dico sempre, che non si tratta di stare da soli, ma di stare in compagnia di noi stessi. A volte è veramente la migliore compagnia. Sì, è una cosa veramente importante. Ci sono anche dei libri, ma magari ne facciamo, fa farò un videocorso, non so, perché vedo che è una cosa molto importante su come imparare a stare con noi stessi. C'era una scrittrice che ho conosciuto a Malta, che si chiama Miranda Sorgente, e lei mi colpì perché prende questa era una ci raccontò la sua storia, prende era una faceva so quanti milioni, c'aveva aziende su aziende, insomma una donna ricca di successo che aveva fatto carriera eccetera. A un certo punto questa che ha pensato di fa è andata in anno sabbatico, si è presa st'anno sabbatico. Se n'è andata da sola in giro per il mondo e è andata a pulire i gabinetti dei monasteri. Cioè, ha detto io che facevo? Ho detto le mie pratiche spirituali erano stuzzicare i pavimenti e noi ci ha fatto vedere le foto di queste gallerie, di pavimenti.
infiniti. E ha detto: io in quell'anno sabbatico ho imparato per forza a stare da sola. Infatti si vede lei dentro delle caverne, delle... e ha scritto un libro, se non sbaglio proprio, se non mi sbaglio, sull'arte di imparare a stare da soli, che voglio leggere, perché quella è la cosa più bella, secondo me, cioè proprio crearsi delle routine, crearsi delle passioni, cioè proprio appassionarsi di qualcosa. Io per esempio adesso, tanto per riempire, non riempire, cioè... Perché comunque noi siamo esseri multisfaccettati, no? A me per esempio piace cantare, ballare, mi piace fare un sacco di cose, ma ci voglio aggiungere pure colorare. E quindi sì, Domenico, l'amico è colui che sta al fianco, al tuo fianco sul cammino della vita, non davanti, non dietro, ma a fianco. Bravo, sì, è così, la penso pure io. Cioè, non devi stare con persone che ti fanno sentire inferiore o che ti fanno, o, insomma, che ti... Un gruppo di pari, come quello che abbiamo creato pure noi, no, Domi? E quindi praticamente la... Aspettate un secondo che recupero il filo. Quindi ecco, osserva le persone, osserva i tuoi amici. Vedi, fatti questa domanda: ma questa persona ci sarà per me quando mi succederanno delle cose spiacevoli, quando starò in depressione, quando magari mi capiterà di perdere il lavoro e attraverserò un momento buio? Quindi in questo modo tu puoi testare i tuoi amici e vedere quelli che contano davvero. Per esempio, io quando diventerò stramiliardaria, darò il mio primo miliardo a quelli che mi sono stati vicini nei momenti... Tutti quanti, Giorgia, come stai? No, no, sto scherzando. Ovviamente, il mio obiettivo è diventare, avere sì tanti soldi, ma perché ci voglio fare tante cose, cioè voglio viaggiare, voglio fare tanti corsi e poi riportare quello che imparo a voi, fare tanti videocorsi, fare corsi in aula, aiutare tante persone, creare abbondanza nel mondo. Ok, quindi a questo mi servono i soldi. Quindi il succo è questo: inizia a cercare nuove energie, gente che quando stai con loro ti senti proprio al top, ti senti amato, ti senti coccolato, ti senti come se ti stai prendendo una cioccolata calda. Quindi il messaggio finale è questo, ragazzi: non sei su questa terra per avere una vita mediocre, ma sei venuto per essere circondato da persone meravigliose, quindi vattene a cercare queste persone meravigliose. Quindi, innanzitutto ringraziamo le persone negative perché ci hanno insegnato quello che ci hanno insegnato, ok? E ci hanno fatto capire chi siamo veramente e cosa vogliamo veramente da questa vita, da questa vita preziosa che noi abbiamo. E perché comunque noi siamo esseri che impariamo dai contrasti, infatti c'è la legge della polarità. Noi impariamo dal contrasto, dal bene, dal male, siamo esseri che per natura impariamo da quello. Quindi ringraziamo le persone negative perché non le vogliamo scacciare così mandandole a quel paese, no, perché comunque ci hanno portato delle lezioni di vita sulle quali occorre, insomma, riflettere e ringraziare. E facciamo spazio e iniziamo già da domani a crearci nuove amicizie, nuove vibrazioni, iniziando partendo da noi stessi, partendo dall'alzare noi stessi le vibrazioni, imparando a stare soli e tutte le cose che vi ho detto prima. Ragazzi, allora rispondiamo alla domanda di Paolo che mi ha detto, una delle prime domande, ammazza quanto mi avete scritto. Allora, Paolo mi aveva scritto: ora che mi sento pieno di energia con le vibrazioni altissime, come faccio a portare le persone in cui voglio bene alle mie stesse frequenze? Niente, rispondimi tu. Io, cioè, una risposta ce l'avrei, però prova a rispondermi tu. Dopo tutto quello che ho detto, secondo te, che cosa puoi fare per portare le persone che ami alle tue stesse frequenze? Tu. La risposta che io mi do è questa: grazie Tania, non puoi cambiare nessuno, non puoi attaccarti al cambiamento degli altri, tu puoi cambiare te stesso, gli altri possono semplicemente ispirarsi a te. All'inizio magari gli dai pure un po' fastidio, ok? Però tu
te ne sfreghi altamente, perché fin quando comunque sei una persona compassionevole, nel senso che compassionevole, nel senso che comunque li capisci, cioè non è che stai sempre a saltellaffa, cioè comunque li dimostri di saper entrare anche nelle loro sofferenze, di aiutarli, di supportarli, eccetera. Allora lì loro inizieranno a vederti come una persona appunto che sa entrare in empatia con loro. E mantenere vibrazioni alte significa anche entrare in empatia con le persone, non fare festa in continuazione, dare manifestazioni di entusiasmo gratuite, cioè questo anche, nel senso è bello, cioè gioire, ballare, cioè, e dimostrare agli altri che la vita è gioia, perché noi siamo qua per sperimentare la gioia, la vita è gioia, però con persone che magari, se le persone adesso, insomma, le persone che ti circondano non emanano questa energia, semplicemente dimostra di comprenderle, di comprendere che questi periodi, per esempio, li hai attraversati anche tu e che ci si può uscire, ok? Poi tu hai gli strumenti per farlo, quindi le puoi aiutare. Essere un esempio, sapendo che non posso cambiare, che no, esatto. Poi se loro vogliono essere cambiati, cioè se loro vogliono il tuo aiuto, bene, perché ti ricordati che noi siamo dei guaritori, ma c'è una canzone di Londrel, che è un altro artista che mi piace tanto, dice: "You are a healer, you are a healer, but you can't heal anybody." You can't heal. Insomma, il succo è: sei un guaritore, ma non puoi guarire chiunque. Non puoi pretendere di guarire una persona che non vuole essere guarita, perché a volte alcune anime scelgono consapevolmente di evolvere tramite la sofferenza. Magari la sofferenza gli serve, come quando noi impariamo le lezioni dalle sofferenze. Magari quella persona ha bisogno di soffrire e tu non ci puoi fare niente. Cioè, tu, ti ripeto, tu puoi dare l'esempio, ma senza attaccarti al risultato, dice: "No, io la devo cambiare." No, dai l'esempio, aiutala, aiutala e mostra compassione verso quella persona, nel senso entra in empatia, cerca di comprendere quali interruttori ha attivato. E poi vediamo se quella persona vuole cambiare, cambia. Ragazzi, io penso di aver dato abbastanza per questa sera. C'ho il collo che mi si sta incriccando, adesso vado a dormire. Io sono stata stracontenta, ma veramente tanto. Io quando faccio queste dirette io mi diverto tantissimo, perché a parte la parte iniziale, vabbè, lasciamo perdere. Non mi ci fate pensare, non mi ci fate pensare alla parte iniziale, che vergogna. Dimentichiamo. Grazie a voi per essere stati con me questa sera, per aver interagito con me, per avermi dato degli spunti, degli stimoli. Mi fate veramente felice, veramente tanto, tanto, tanto che mi sostenete, ragazzi. Veramente grazie, grazie, grazie a voi. E quindi niente, vi do un bacione. Questo video verrà pubblicato pure su YouTube, quindi se non sei iscritto al mio canale, fallo subito, attiva anche la campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video verrai avvisata. E se non sei iscritta al mio gruppo Facebook, la mia pagina, ti lascio i link qui sotto e ci vediamo alla prossima diretta. Mua!